Passiamo allora alla presentazione degli emendamenti presentati dal gruppo consigliare 5 Stelle. Do la parola al consigliere Novi, prego. Come dicevo prima, all'articolo 1, principi ambito, secondo paragrafo recita: non rientrano in tale ambito di applicazione gli incarichi professionali, gli acquisti, i lavori in economia, i contratti societari, le convenzioni urbanistiche e quelle stipulate tra enti ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legge 267/2000. Ecco, noi proponiamo di togliere la parola non, in modo che anche questi aspetti rientrino nei controlli succitati. Ma questo emendamento, consigliere Novi, non si può accogliere per questo motivo, e cioè l'applicazione rispetto a quello che è descritto è definito da altre norme. Faccio alcuni rapidi esempi. Allora, intanto tra enti pubblici noi non possiamo indire una gara col Demanio, che è un ente pubblico come il Comune rispetto a qualche situazione, così che tra enti pubblici della stessa specie, cioè comune, comune e provincia, si fanno di solito delle convenzioni e no, che non vanno a non sono sotto la regolamentazione del regolamento dei contratti, scusate il gioco di parole. Per quanto riguarda le convenzioni urbanistiche, sappiamo benissimo che non è questa la disciplina, ma è la legge 12 del 2005 che definisce gli aspetti legati a questo regolamento, a come definire le convenzioni, non a questo regolamento. Per quanto riguarda gli acquisti e i lavori in economia e i contratti sociali, sono disciplinati dal regolamento degli affidi in economia, che è un altro regolamento, che non è il regolamento dei contratti. Per questi motivi non rientrano in tale ambito, cioè in questo regolamento, tutto quello che lei ha elencato all'interno dell'emendamento, perché sono disciplinati da situazioni normative e regolamentarie differenti da queste. Sì, dimenticavo gli incarichi professionali, che sono disciplinati dall'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2007, sì, mi sembra, esatto. Quindi sono, come dicevo prima, norme diverse e regolamenti diversi. Sì, in effetti in questo regolamento le norme che non riproducono previsioni già incluse nella legge sono pochissime. Uno degli scopi del regolamento però è redigere una sorta di testo unico di ausilio all'operatore, per evitare che l'operatore debba andare a cercare tra i vari testi, quindi si approfitta della compilazione per fare un po' riassunto di tante norme. Quindi ritira l'emendamento? Sì, ritiro l'emendamento. Allora, passiamo, le do nuovamente la parola per la presentazione dei successivi emendamenti. Sì, oppure, grazie. Prego, l'articolo 5, prego. Sì, l'articolo 5, al paragrafo 5, eliminare la parola di norma per rendere anche più chiara, come dicevamo prima, tutto l'impianto. Ecco. È accolto. Allora, l'articolo 9, il nostro emendamento chiediamo che l'abrogazione e la sostituzione sono due emendamenti separati, o si può fare in un unico emendamento? È lo stesso emendamento, perché lei propone di abrogare e di sostituirlo. Abrogare verifica campione e sostituirlo con verifica documentazione. E l'articolo verrebbe così. In ottemperanza al disposto dell'articolo 48 del codice dei contratti, nel corso della gara saranno effettuati controlli specifici sulle documentazioni e sulle autocertificazioni rilasciate. Per questa attività l'amministrazione comunale si avvarrà della collaborazione della Guardia di Finanza e o di funzionari di polizia giudiziaria. Questi controlli saranno effettuati anche nel caso in cui il numero di offerenti risulti esiguo. Prego, assessore Longoni. Su questo emendamento ha già risposto il direttore generale, se l'avete seguito nel suo excursus, e cioè intanto che sui controlli a campione era l'aspetto legato al fatto che se si presentano 100 aziende e bisogna produrre documentazione di quel tipo si rischia un blocco, ed è relativo ai controlli, perché poi tutto il resto in termini preventivi viene fatto attraverso la banca dati dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. È lì che si va a vedere, non tanto quindi rispetto alla collaborazione della Guardia di Finanza e funzionari di polizia giudiziaria.
Per quanto riguarda i requisiti speciali, ha già specificato il direttore generale che i requisiti speciali non si intendono quindi aspetti di qualche dolo, qualche aspetto di corruzione o altro, ma aspetti di specifica sulla qualità rispetto a come svolgere, cioè se sei dotato delle dotazioni strumentali, tecniche e professionali per andare a partecipare in sé per sé alla gara. Però su questo avevamo appunto già risposto, per cui la norma, cioè l'articolo 48 del codice dei contratti, ci impone di fare questi controlli a campione, che mi sembra il metodo migliore sotto questo profilo, per quello che dicevamo precedentemente. In questo senso non viene accolto la sua proposta. Grazie. Consigliere Novi, prego. Sì. Non capisco, magari non è questa la sede adatta, però a questo punto allora non capisco l'utilità di questo articolo. Cioè non... Però vabbè. Sì. È normato e quindi si fa così. Che facciamo? Va bene, ritiro l'emendamento. Bene, allora passiamo all'emendamento successivo, l'articolo 11. Prego. Sì, articolo 11. Allora, dopo la prima al primo paragrafo, dopo la prima fase, recita: il seggio di gara è costituito da un dirigente e da almeno due dipendenti da questi individuati. Noi proponiamo di sostituire: il seggio di gara è costituito da un dirigente, un funzionario di polizia giudiziaria ed almeno un dipendente da questo individuato. Chiaramente la funzione è una funzione di controllo, questo emendamento non lo ritiro. Si potrebbe richiedere un funzionario di polizia giudiziaria o un suo sostituto eventualmente. Non tanto una risposta, ma una precisazione. Al primo comma non stiamo parlando di una commissione di gara, stiamo parlando di un seggio di gara, cioè a dire, in questo caso la funzione di ufficiale che aggiudica è del dirigente. Quel seggio non vota, non si determina a maggioranza o all'unanimità. Il seggio è chi fa il lavoro, ma il decisore è il dirigente. Voi potete apprezzare la differenza leggendo il secondo comma, dove invece si parla di commissione. Quindi sostanzialmente chi partecipa al seggio è chi aiuta il dirigente a fare il lavoro. Mettiamo ai voti l'emendamento presentato dal consigliere Novi relativo all'articolo 11, comma primo. La votazione si è chiusa con 26 votanti, 6 favorevoli, 18 contrari, 2 astenuti, cioè i consiglieri Piffer e Billa. L'emendamento è respinto. Sì, sempre appunto lo stesso paragrafo, la riga successiva, anziché composta da 2 o 4 membri esperti, togliere la parola 4, 2 membri esperti. Cioè, più la commissione ha al suo interno expertise, know-how differenti che riescono a andare nel merito delle questioni, cioè se siamo una gara in cui abbiamo 2 competenze tecniche, ci manca quello di competenza economica, dobbiamo analizzare un piano economico, un piano finanziario, è un problema. Metto in votazione l'emendamento stesso. La votazione si è chiusa con 23 votanti, 4 favorevoli, 17 contrari, 2 astenuti, le consigliere Martinetti e Mancuso. L'emendamento è respinto. Sì, il paragrafo 6 dello stesso articolo. Dopo la frase: i membri esterni sono scelti fra i funzionari incaricati da altre amministrazioni o giudicatrici o sorteggiati in un'apposita seduta pubblica tra le rose di candidati fornite dagli ordini professionali, eccetera. Al termine di questa frase proponiamo di aggiungere: detti professionisti, dopo la nomina, durante e dopo l'espletamento dell'incarico, dovranno essere inseriti in un apposito elenco reso pubblico sul sito internet comunale.
Anche vedo che c'è una successiva aggiunta. Sì, e dopo c'è un'aggiunta, che c'è un'altra frase, dopo per l'espletamento dell'incarico, vabbè, al termine, il corrispettivo dovuto in ogni caso non potrà superare l'ordinaria tariffa minima stabilita dall'ordine professionale di riferimento. E perché forfettaria mi sembra un po'... Sì. E, appunto, certo, viene, la nomina viene pubblicata prima, rimane sul sito del Comune 15 giorni, ma noi chiedevamo che venisse resa pubblica sul sito in un apposito elenco durante e dopo l'espletamento dell'incarico. Sì, la norma in effetti prevede la pubblicazione di tutti gli atti da cui scaturiscono pagamenti a partire da 1.000 euro. Noi abbiamo deciso invece di estendere la pubblicazione indipendentemente dalla soglia del pagamento, così evitiamo di star lì a interrogarci se. La norma prevede che sia pubblicato il soggetto beneficiario, prevede che sia pubblicato l'importo, prevede che sia pubblicato il disciplinare il contratto, disciplinare o il foglio patti condizioni, cioè il documento che regola il rapporto contrattuale, e codici fiscali e così via. Quindi l'articolo 18, ve lo ripeto, 83 del 2012, prevede l'obbligo, tant'è che non si possono eseguire pagamenti se non si procede a pubblicare. Grazie, alla luce dei chiarimenti ritiro l'emendamento. Va bene, allora a questo punto passiamo, la invito ad illustrare il paragrafo 10. Sì, semplicemente dopo il paragrafo 10 chiediamo di inserire la frase: le buste devono essere conservate in cassaforte. Professore Longoni. Il segretario mi segnala che già lo facciamo, ma che noi andremo verso le gare online, quindi dovremo preoccuparci della sicurezza informatica più che della cassaforte. Noi tendiamo a dematerializzare, quindi ci sono già degli applicativi sulle gare online, speriamo in tempi non omerici di proporre delle gare online in modo tale che non ci siano pigne di documentazioni presentate dalle aziende, ma che tutto possa espletarsi in formato virtuale. Sì, lo posso, ritiro anche questo emendamento. Grazie. Per quanto riguarda, allora, questo per quanto riguardava l'articolo 11. Sull'articolo 16, relativo alle offerte anomale, lei ha presentato anche un emendamento. Prego. Sì, all'ultimo paragrafo recita: l'esiguità dell'utile d'impresa non denota di per sé l'inaffidabilità dell'offerta economica, ancorché non possa essere ridotto a cifra meramente simbolica. E noi chiediamo di inserire: la cifra da considerarsi simbolica verrà stabilita precedentemente nel relativo bando di gara. Assessore Longoni. Sì, lascio la parola al segretario generale per questa risposta. Sì, la tendenza nostra del legislatore italiano a rendere automatici i criteri di esclusione ci è già costata qualche procedura di infrazione comunitaria, perché il principio su cui si fondano le regole dell'Unione, la comunità delle regole dell'Unione, sono quelle legate all'approfondimento puntuale, concreto, sul caso specifico. Noi avevamo un sistema che prevedeva metodologie di esclusione automatica se la media delle offerte tagliate le ali risultava superiore di, allora si escludeva automaticamente. Queste norme ci hanno detto: ve le scordate e voi andate a vedere caso per caso, con un confronto in contraddittorio con l'impresa, se l'offerta è o meno anomala. Allora, la faccenda dell'utile simbolico, e definire qual è l'utile simbolico in sede di bando di gara è complicato per come si costruiscono i prezzi nei capitolati. Si usano i prezziari, nel prezziario è compreso anche l'utile normale di impresa, ma insomma la composizione non è semplice del prezzo. Definirla a priori sarebbe complicato, e soprattutto sarebbe complicato vincolarsi ad un limite che,
per non essere censurati di automatismo ragionevole, si tenderebbe a porre in misura molto bassa, salvo poi accorgersi che in sede di gara probabilmente questa non è la scelta giusta, no? Allora, io si può fare, questo non è contrario non è vincolato come prescrizione di legge, si potrebbe anche introdurre, non so se posso permettermi di dirlo, non so se conviene inserirlo. Perché? Perché rischia di funzionare in modo inverso rispetto alle intenzioni. L'1% è simbolico o meno? Beh, dipende dall'andamento del mercato in quel momento, dipende da tante cose. La ricostruzione è fatta ragionando in contraddittorio e sentendo anche le obiezioni dell'impresa, perché a questo ci vincola l'ordinamento comunitario, ci permette di capire se quell'1%, in quel caso concreto, l'1% è ragionevole. Perché? Perché l'alternativa per l'impresa sarebbe il fermo, e rispetto ad un fermo l'1% può essere ragionevole. Come facciamo a dirlo prima? Nelle condizioni attuali gli sconti sono decuplicati rispetto a quello che accadeva 5 anni fa, e il problema è lo sconto sul prezzo o sul costo operativo, non tanto sull'utile. E allora in queste condizioni ragionare sull'utile diventa veramente complicato. Il mio consiglio è seguire l'orientamento comunitario e completare il ragionamento caso per caso e in contraddittorio con l'impresa, perché questo dà la possibilità di assumere una decisione seguendo un percorso argomentativo completo e che soprattutto dia conto delle risposte che si danno alle imprese con cui si va a fare l'operazione. Gli automatismi sono sempre piuttosto pericolosi. Io vi ricordo che l'automatismo che noi abbiamo abbandonato, che era un automatismo per il quale, che funzionava così, si prendeva le offerte, si tagliavano così le cosiddette ali, cioè il 10% delle offerte più alte e il 10% delle offerte più basse, poi si mediava quello che veniva fuori e l'offerta, l'aggiudicatario era chi più si avvicinava alla media. Ora, in che modo questo potesse essere garanzia di qualità e dell'equo rapporto delle prestazioni era tutto da giustificare, era un terno all'otto, che se funzionava bene, se non funzionava. Ecco, le esigenze di standardizzazione portano a volte risultati, anche se sono comprensibili, però portano risultati opposti rispetto a quelli che si intendono perseguire, perché anche in quel caso bastava organizzare un piccolo cartello, si determinavano le medie e sostanzialmente si giocava, e l'ho visto fare queste cose qua, si tirava la volata all'impresa che doveva giudicare. La trovo complicato, però non è vincolato, quindi non avrebbe parere contrario, diciamo. Prego, consigliere Novi. Sì, mi rendo conto che è complicato, però l'intenzione era proprio quella di tutelare non tanto la remunerazione di impresa, ma i lavoratori. Noi riteniamo che l'andamento comunitario è quello di produrre dei lavoratori che abbiano un salario sempre più basso. E spesso, ecco, io credo che questo meccanismo rischia di agevolare questo andamento, per cui non ritengo che, se anche complicato, valga la pena di introdurlo, per cui non ritiro l'emendamento. 24 Grazie. Votanti, 3 favorevoli, 18 contrari, 3 astenuti. I consiglieri Piffer, Maffè e Villa. L'emendamento è respinto. Veniamo a questo punto all'ultimo emendamento da lei presentato, che riguarda l'articolo 25, procedura negoziata, l'ultimo paragrafo. Prego.
L'ultimo paragrafo recita: relativamente all'ambito dei lavori pubblici, il ricorso alla procedura negoziata è legittimato per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rivolgendo l'invito ad almeno 20 soggetti individuati dal dirigente del settore. Proponiamo di sostituire 500.000 euro con 100.000 euro. Qui il punto è questo: la soglia che lei ha messo nell'emendamento è sotto la soglia dei lavori in economia, che è 200.000 euro per legge. Ora qui faccio un caso per capire anche come poi l'amministrazione andrà. Noi sappiamo che ci sono tutte delle tempistiche dettate dalla legge per porre in essere una gara d'appalto, aggiudicarla, eccetera, eccetera. Abbiamo il caso in cui abbiamo un lavoro pubblico che è andato a rilento per varie motivazioni, ma soprattutto perché a un certo punto fallisce l'azienda, non abbiamo più nessun altro in graduatoria. Cosa facciamo? Dobbiamo rifare tutta la procedura se quel lavoro, per finire i lavori, servono, non so, 400.000 euro, faccio un esempio. Questo ci consentirebbe, in questo caso, di andare, e rileggo per questo, che cos'è la procedura negoziata, non è la trattativa privata, Lo rileggo in questo senso per dare poi ragione al perché noi abbiamo messo una soglia di 500.000 euro. Il ricorso a tale sistema di scelta del contraente è ammesso solo qualora, per speciali ed eccezionali circostanze tassativamente previste dal legislatore, non possano essere utilmente seguite le forme ordinarie dell'evidenza pubblica. Trattandosi di deroga eccezionale, sussiste l'obbligo di motivare puntualmente la scelta della procedura, dimostrando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge. L'urgenza di provvedere non può essere invocata per legittimare la scelta della procedura negoziata quando risulti imputabile all'amministrazione, cioè come scelta propria, eventi oggettivamente imprevedibili. Quindi questa discrezionalità nella soglia 200-500.000 euro ci consente, soprattutto in ambito, facciamo il caso di quando sono queste cifre, lavori pubblici soprattutto, eccetera, noi possiamo, certo che sopra i 500.000 euro si apre un altro discorso. Vi ho detto in introduzione che ad oggi la norma prevede il tetto fino a 1 milione di euro. Qual era la ratio che stava dietro 1 milione di euro? Era intanto perché... Il mercato anche era bloccato su questa cosa, dopodiché la soglia di tutela noi l'abbiamo abbassata a 500.000 euro, mi sembra che la norma stia anche recependo questo aspetto. Se la abbassiamo a 100.000 vuol dire bloccare tutta l'amministrazione, ma poi ripeto, ci sono le discipline del regolamento dei lavori in economia su tetti da 0 a 200.000 euro per dare questo tipo di appalti. Grazie. Consigliere Novi? Sì, propongo di portare la soglia a 250.000 euro. La proposta è la soglia di 500.000 euro da parte della delega, l'assessore competente sul regolamento, per motivi che ho espresso. Cioè, comunque ripeto, si tratta di lavori e non di servizi. Intanto bisogna, per quella soglia 200.000 euro, ripeto. Quindi si tratta di lavori e non di servizi, questo è importante capirlo. La votazione è chiusa con 25 votanti, 2 favorevoli, 20 contrari, 3 astenuti. Consiglieri Piffer, Maffè e Villa. L'emendamento è respinto. Sì, semplicemente per dire che intanto credo che sicuramente, ovviamente sono state rispettate tutte le norme ed è stato fatto un lavoro egregio dagli uffici. Quello che io ho ravvisato è la necessità di snellire i lavori degli uffici, ma non una particolare attenzione, anche a costo magari di maggiori sacrifici nel fare i lavori, a quello che sono i problemi collegati ai contratti. E ho constatato che effettivamente anche in quest'Aula è molto poco chiaro per chi effettivamente non è un esperto della materia. Ecco, tutto qui. Grazie.